Ennio De Giorgi nasce a Lecce l'8 febbraio 1928. In questa città frequenta le scuole fino al ginnasio. Dopo due lezioni di matematica, l'insegnante si sentì in difficoltà e chiese a De Giorgi di lasciarlo insegnare senza dire nulla per non rovinargli la lezione. Nel 1946, dopo aver conseguito la maturità classica a Lecce, Ennio si iscrive alla facoltà di ingegneria a Roma, ma l'anno successivo passa a matematica. Quattro anni dopo si laurea con Mauro Picone con una tesi sulla teoria della misura. Subito dopo diventa assistente di Picone all'Istituto Castelnuovo di Roma. In tutte le attività a cui si dedicava, De Giorgi mostrava un impegno e una disponibilità che andava ben oltre i semplici doveri accademici. Un solo limite poneva alla sua collaborazione: il fermo rifiuto ad assumere cariche amministrative e burocratiche di qualunque tipo. Nel 1958 De Giorgi vince la cattedra di analisi matematica bandita dall'Università di Messina, dove prende servizio in dicembre. Nel 1900, al congresso dei matematici a Parigi, il matematico tedesco David Hilbert si dice convinto che la questione dei fondamenti della matematica sia ormai prossima ad essere chiusa. Signori, vi annuncio la fine della matematica. La nostra disciplina ha conseguito tali e tanti successi nel corso dell'Ottocento che il nostro lavoro è pressoché finito. Ho qui un elenco di 23 problemi da risolvere per dare piena autoconsistenza e solide fondamenta alla matematica, dopodiché non restano che dettagli. La convinzione di poter risolvere ogni problema matematico è per noi un prezioso incoraggiamento. De Giorgi, nel periodo di Messina, si occupa del 19° problema. Gli approcci, come dire, per risolvere i problemi di questo tipo sono essenzialmente, diciamo, possiamo dire, di due tipi. Uno che è un tipo, diciamo, quello che va sotto il nome di calcolo delle variazioni, in cui si fanno delle, come dire, piccole variazioni, perturbazioni della soluzione e si cerca il minimo di quello che si chiama un funzionale. Per fare un esempio, se io voglio, ho due punti nello spazio, voglio andare dal primo al secondo con la gravità, allora cerco qual è il percorso minimo da fare. Siccome c'è la gravità, non è la retta, ma è quello che si chiama la cicloide. Cioè la soluzione è una curva. Allora questo è il problema, trovare un funzionale, minimizzarlo e trovare la soluzione. Questo è un tipo di approccio, diciamo, al problema, perché poi facendo queste variazioni si arrivano delle equazioni che sono le equazioni di Eulero e si tratta di trovare le soluzioni per l'appunto di questo tipo di equazioni. Altro tipo di approccio invece è quello che si chiama i metodi diretti nel calcolo delle variazioni, con un'idea che in matematica si usa molto spesso. Quando io ho un problema complicato, anche se può sembrare, come dire, strano, bene, è molto più facile generalizzare il problema, renderlo molto più, come dire, in uno spazio molto più astratto e cercare di capire nello spazio più astratto qual è la soluzione e poi, come dire, ritornare con i piedi per terra, cioè dimostrare che quella soluzione trovata in uno spazio molto astratto è la soluzione che stavo cercando. Quello che si dice in matematica con la parola, dimostrarne la regolarità. Allora, i due approcci sono andati avanti tutti e due. A un certo punto mancava, come dire, il trait d'union tra le due cose, perché da un lato si ottenevano delle soluzioni, come dire, molto, molto poco regolari, in spazi molto astratti, diciamo così. Dall'altro si ottenevano delle soluzioni regolari se i dati erano regolari. Mancava l'unione tra queste due cose. Nel 1957 De Giorgi risolve il 19° problema di Hilbert. Allo stesso problema in quegli anni lavorava anche il matematico americano John Nash, premio Nobel per l'economia nel 1995. Secondo alcuni biografi, la dimostrazione di De Giorgi è stata uno dei fattori scatenanti la follia di John Nash. È abbastanza frequente che due matematici provino in modo indipendente lo stesso teorema, mentre è molto più difficile che diano del teorema la stessa dimostrazione.
un caso di mia esperienza personale, per esempio io e Nash siamo arrivati, diciamo, ecco, a dimostrare lo stesso, diciamo, teorema, o almeno due teoremi, insomma, molto vicini. Ecco, dal teorema di Nash si deduce quasi immediatamente il mio teorema, seguendo delle vie dimostrative completamente diverse. Quindi, in fondo, ecco, anche per esperienza, ecco, vedo più la scoperta, appunto, del teorema che effettivamente può essere fatto da diverse persone, come se il teorema in fondo ci stava là e aspettava qualcuno che lo scoprisse, ecco, dalla invenzione delle dimostrazioni che invece variano moltissimo a seconda, diciamo, ecco, del matematico che ne trova.